Un atto di sensibilità, io dico, verso una città che ci ospita, noi ambasciatori, noi corpo diplomatici. Noi occupiamo gran parte di questa città e ci sentiamo il dovere di dare un piccolo segnale di civiltà. Roma è una delle più belle città del mondo, è un tesoro a cielo aperto, è una miniera a cielo aperto la quale noi dobbiamo rispettare e conservare, e abbiamo questo grandissimo onore di poter stare qua. Il Belize, col governo del Belize e la mia famiglia, ha deciso di non festeggiare quest'anno a Roma il giorno dell'indipendenza, il 21 di settembre, per prendere questa parte dei soldi che era destinata per riparare le due fontane. Io credo che questo sia davvero un grande giorno, una giornata meravigliosa. Abbiamo fatto un restauro in tempi da record, la sovrintendenza ha fatto un lavoro incredibile, abbiamo rimesso a posto le cose, ma abbiamo qualcosa in più. Abbiamo una disponibilità straordinaria, assolutamente inaspettata e ancora più apprezzata da parte dell'ambasciatore del Belize, che ha voluto dare un segnale importantissimo che io credo e spero che sarà seguito a breve anche da altri. Roma ospita le ambasciate, è la città che ne ospita di più, quindi ha una dimensione, una caratteristica che molto spesso si dimentica di una città diplomatica per definizione, e avere un'ambasciata che si rende conto di quanto Roma abbia una vocazione di questo genere e decida di contribuire a far grande l'arte di questa città, a recuperare dei monumenti, ad aprire una strada ad altri, è qualcosa che rende ancora più bella un'iniziativa come questa. Questa giornata. E questo per noi è molto importante, considerando che siamo la città che è la comunità diplomatica più importante del mondo. A Roma ci sono 3 ambasciate per ogni paese, che sono l'ambasciata per la Repubblica Italiana, per Santa Sede, per il polo agroalimentare dell'ONU. Quindi è molto importante questo esempio anche nei confronti di tutto il mondo diplomatico, proprio per rafforzare questo legame internazionale di Roma. Nel merito di questo restauro, io penso che noi dobbiamo essere consapevoli di una grande sfida che Roma, col suo centro storico, ha di fronte. Qui siamo di fronte a opere d'arte che non sono nel chiuso di un museo, che non stanno dietro un cristallo, che non sono, diciamo così, fuori dal contesto urbano. Roma, con il suo centro storico tutelato dall'UNESCO, è il più grande museo a cielo aperto in cui chiunque può passeggiare, camminare, sostare a pochi metri di distanza da opere d'arte straordinarie. Questo implica un grandissimo sforzo di tutela e di attenzione, che si esplica con presenza sul territorio, che con tecnologie, con telecamere, con sensori, e credo che dopo l'assalto folle che è stato perpetrato contro questa fontana, il fatto di vedere apparire i vigili urbani dopo pochi secondi è stata una testimonianza di questa presenza. È chiaro che non basta mai